Mario Seminerio, founder fastidio.net. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, ben ritrovato, bentornato sulle fonti. Grazie, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Dunque, cerchiamo di capire quali potrebbero esserci gli scenari, nel senso da ieri all'oggi sono cambiate un po' di notizie, le notizie in circolazione anche per quanto concerne i media asiatici. Perché a suo avviso il governo cinese è riluttante ad intervenire per quanto concerne gli aiuti a questa azienda così strategica e importante? Perché tante persone alla fine rischiano di rimanere senza gli acquisti di casa che hanno già fatto. Sì, diciamo che è un difficile una difficile gestione da parte del governo cinese, perché c'è un valore sistemico, intanto un valore di contagio settoriale per tutti i property developer cinesi, chiaramente, perché se Evergrande dovesse collassare ci sarebbero impatti moltiplicativi un po' su molti settori, ma se dovesse restare in piedi ci sarebbe la richiesta di salvataggio da parte di molti altri developer che si trovano in situazioni di fragilità di bilancio e di conti. Quindi diciamo che questo è un balancing act molto delicato da parte del governo di Pechino, soprattutto in un momento come questo in cui si sta parlando di gestire questo famoso concetto di prosperità condivisa. Quindi premesso che io non ho letto il pezzo del Wall Street Journal, ma sono assolutamente consapevole della difficoltà. Ieri è uscita questa notizia secondo cui avrebbero trovato un accordo per servire il debito, cioè gli interessi su una parte di debito onshore, però ce n'è anche un'altra che è offshore. In caso di mancato pagamento nella giornata odierna inizia il conteggio di 30 giorni del grace period prima di dichiarare il default in quanto tale. Diciamo che si è parlato di momento Lehman, nel senso che si ritiene, alcuni ritengono, non io, che le autorità cinesi potrebbero dare l'esempio di usare Evergrande come esempio di quello che non va fatto. Io credo che non accadrà questo, perché se accadesse sarebbe autolesionistico, esattamente quanto è stato il caso di Lehman. Però sicuramente gli azionisti, l'azionista di controllo privato di Evergrande verrà spazzato via. Per quanto riguarda i creditori verrà gestito internamente, poi ovviamente c'è da tenere in piedi tutti quelli che hanno ordinato questi 1,6 milioni di unità immobiliari con relativo acconto. Qui diventa un problema di ordine pubblico, ovviamente, oltre che di ideologia del sistema. C'è da tenere a galla di 80.000 stimati risparmiatori cinesi che hanno sottoscritto i prodotti di wealth management ad alto rendimento, che sono sempre parte dello shadow banking cinese, che malgrado da molti anni le autorità dicano che devono contenere, in realtà questo shadow banking continua ad operare, spesso sono dei veri e propri schemi di Ponzi, e c'è veramente fatica da parte delle autorità a mettere sotto controllo questi wealth management product. Quindi un intervento complesso, sfaccettato, multisfaccettato, che andrà a colpire soprattutto una realtà come l'immobiliare, che secondo stime diciamo molto affidabili rappresenta sia per il diretto che per l'indotto ben il 30% del prodotto interno lordo cinese, nel momento in cui il regime sta cercando di spostare il credito interno verso settori manifatturieri ad alto valore aggiunto, comunque verso attività ad alto valore aggiunto, allontanandosi da questa che è la tradizionale leva speculativa dell'immobiliare. È chiaro che nella transizione, cioè nel passaggio tra le due fasi di gestione del credito, la Cina rischia di subire un rallentamento significativo, e ovviamente attraverso i moltiplicatori del commercio internazionale rischia di subirlo l'economia globale, che se ne dica e che se ne pensi. Dopodiché vedremo l'impatto che ci sarà sugli investitori internazionali, bisogna vedere. Ieri già leggevo voci tipo BlackRock, HSBC, Standard Chartered, cioè tutte le istituzioni che tradizionalmente hanno il pivot asiatico e sono investite lì. In altri casi, come in quello di BlackRock, si parla soprattutto di investimenti passivi, quindi Evergrande pesa negli indici high yield in relazione al peso dei bond. Se i bond defaultano, quel peso viene meno.
è difficile ritenere che la congiuntura globale resti intatta rispetto ad un collasso di Evergrande, ma io spero che le autorità cinesi riescano a gestire questo collasso in modo controllato, dandogli il valore pedagogico che vogliono attribuirgli, quindi spazzando via il gruppo di controllo, gli azionisti, eccetera, e tuttavia tutelando, soprattutto nel momento in cui si parla di prosperità condivisa, quelli che sono gli acquirenti e i risparmiatori. Quindi, ripeto, in questo momento tutto quello che leggiamo sulla stampa internazionale, pur se qualificata, sono spifferi, congetture, ipotesi che verranno avverate, confermate o meno nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Però è un passaggio molto delicato per il regime di Xi Jinping, proprio mentre il medesimo si accinge a ricevere un nuovo storico mandato come presidente, quindi a perpetuare quella sorta di culto della personalità che ci riporta un po' all'epoca di Mao. Ecco, un momento estremamente importante, come ha detto lei, tra poco ci torneremo. Intanto volevo far vedere il grafico di Evergrande, questa è la quotazione a Hong Kong, abbiamo visto un spike rialzista di oggi, addirittura c'è stato un momento di più 30%, poi la chiusura definitiva del più 17,62%, una reazione positiva del mercato appunto per le indiscrezioni di cui stava parlando precedentemente lei, che sarebbe riuscita a pagare alcuni dei deboli, per esempio debiti, per esempio la cedola da 84 milioni di dollari sul debito offshore, per essere un po' più chiari. Allora, visto che non possiamo fidarci, come dire, alle indiscrezioni stampa che stiamo sentendo un po' tutti i giorni, perché ci sono degli aggiornamenti piuttosto importanti e molto diversi tra di loro, quali sono gli scenari? E cioè, la Cina può permettersi di lasciare l'azienda andare in default e too big to fail o meno? Ma io credo che la Cina deve proteggere il settore immobiliare e pilotarne il ridimensionamento nella maniera meno cruenta possibile. Dopodiché, chiaramente, gli azionisti verranno spazzati via, come deve accadere in ogni situazione del genere. Probabilmente una parte dei creditori si prenderanno un haircut sostanziale, però quello che è importante e che l'economia reale sia impattata il meno possibile, perché con un settore così pesante e rilevante sull'economia cinese, un settore che di fatto infrastrutture ma anche real estate, quindi non solo immobili commerciali ma anche residenziali, sono diventati una vera e propria frenesia, sono diventati una forma di investimento, perché il cinese medio ha pochissime possibilità di investire in maniera diversificata. L'esportazione di capitali è fortemente contingentata se non si è parte del regime, perché in quel caso, se si è gente comune, c'è ben poco su cui investire. Ecco che l'investimento immobiliare è diventato una sorta di frenesia speculativa che è sfuggita di mano al regime e ai controlli del regime. Quindi, secondo me, una ristrutturazione è nell'ordine delle cose, bisogna minimizzare l'impatto sull'economia reale. Voglio credere che il regime riuscirà a farlo, perché se non riuscisse a farlo rischierebbe, come dire, delle onde sismiche e una destabilizzazione piuttosto rilevante. Il fatto che si siano spostati dal pendolo di questo liberismo sfrenato, perché la Cina negli ultimi lustri è stato quello, no? Un esperimento assolutamente interessante in vivo di iperliberismo. Adesso devono passare a redistribuire, perché la popolazione è stressata, la popolazione non ha una rete di welfare degna di questo nome, la popolazione si dibatte furiosamente per risparmiare, per cercare di dare ai propri figli degli studi decenti che possano permettere di risalire, diciamo, e di fungere da ascensore sociale. Ma questo è un esperimento iperliberista che deve trovare un termine, perché altrimenti un giorno di questi la popolazione a maggioranza potrebbe dire che sì, siamo governati da un'entità unica che si chiama Partito Comunista, ma questo non è un vero partito comunista, ce ne serve uno vero,
perché noi ci siamo impoveriti, ci siamo stressati, non abbiamo un welfare neanche minimale e sembriamo il Messico, uno di questi paesi, diciamo, dove c'è vero e proprio darwinismo sociale. Quindi è fondamentale che il regime faccia questa implosione controllata, magari subentrando nelle proprietà per tenere i cantieri aperti, quindi per tenere questo effetto di crescita su una molteplicità di settori interconnessi. Le banche di Stato aiuteranno ovviamente, no? Perché come aiutano sempre in questo caso, avranno liquidità a oltranza e ad libitum, ci sarà una ristrutturazione del debito, il debito e lo sporco verrà messo sotto il tappeto e con un po' di fortuna riusciranno a superare anche questo eccesso speculativo del settore property. Ecco, dunque, questa repressione normativa a cui abbiamo assistito, che riguarda, cioè, questo cambiamento importante che sta avvenendo in Cina negli ultimi mesi, ha fatto bene, farà bene o farà male? Perché bisogna sottolineare, a livello di balance sheet, a livello fondamentale, tutte le aziende tech cinesi stanno performando, per esempio, molto bene, non hanno alcun problema. Dal punto di vista invece performance borsistico, hanno subito delle perdite piuttosto importanti, e dunque noi tutti i giorni parliamo, quindi bisogna comprare perché vanno bene a livello fondamentale, o bisogna stare lontani perché non si sa mai che cosa accadrà in Cina sotto punto di vista di regolamentazione, perché come ha ben sottolineato lei, si sta andando proprio verso quasi una nuova era in Cina, o meglio una vecchia era, ecco. Certo. Allora, c'è un dibattito in corso sul fatto che la Cina sia o meno investable o se sia uninvestable. Questo è molto interessante, soprattutto considerando che ci sono case di investimento occidentali che sulla Cina stanno scommettendo moltissimo. Certo è che quando la Cina, diciamo, nel tentativo di mettere i monopoli tech privati sotto controllo e attuare questa redistribuzione, prende e, come dire, colpisce con grande violenza l'Ant Group di Jack Ma, colpisce Didi Chuxing, colpisce le società di tutoring scolastico e le trasforma con un tratto di penna in ONG e quant'altro, è chiaro che nella prima fase c'è questo trauma. Allora si dice, sì, ma a questo punto potremmo anche fare del bottom fishing, perché le quotazioni sono talmente sacrificate che magari la cosa riparte e si sviluppa. E io onestamente non lo so, io purtroppo non ho la sfera di cristallo, non sono in grado. Io in questo momento onestamente ho qualche dubbio, avrei qualche dubbio a investire in Cina, ma proprio per un motivo molto semplice. In Cina è in corso un cambiamento epocale, ripeto, la figura di Xi Jinping sta riprendendo quei tratti di culto della personalità che abbiamo visto in epoca maoista, ma soprattutto ha perso i pesi e contrappesi all'interno del regime e quindi diventa un uomo solo al comando. Un uomo solo al comando aumenta la rigidità del sistema, perché in funzione di come si sveglia, decide, delibera e il sistema deve eseguire. Poi con un uomo solo al comando aumenta il numero di sicofanti, no? Aumenta il numero di adulatori, aumenta il numero di yes men, aumenta il numero di persone che non si azzardano a dibattere dialetticamente per dire che forse c'è una via alternativa. Quindi il sistema si irrigidisce e questa è una grande incognita, perché questa trasformazione del sistema cinese, è vero, può darci alla fine delle società talmente con dei multipli delle quotazioni talmente depressi che diventa un enorme deal pro futuro, però potrebbe darci invece uno Stato che interferisce pesantemente su base quotidiana, non su base di regole, ma su base di interventi discrezionali della burocrazia guidata dal vertice del partito, e a quel punto tutto diventa una incognita. E questo è una cosa su cui basarsi. Io vorrei ricordare che Blackstone, che non è esattamente l'ultimo sprovveduto, aveva in animo di rilevare un altro property developer cinese per 3 miliardi di dollari e il deal è stato bloccato dal regolatore cinese dopo che una campagna di stampa nei giorni precedenti aveva accusato il miliardario cinese venditore e la moglie di voler incassare 3 miliardi di dollari dagli americani e fuggire a New York.
Quindi se a questo punto su ogni cosa si dice questo è strategico, nessuno deve scappare all'estero, nessuno deve vendere agli stranieri, anche se loro dicono a parole che stanno aprendo il settore dell'asset management alle società occidentali, io qui magari qualche dubbio lo mantengo, allora diventa tutto un'enorme incognita e diventa tutto avvolto dalla nebbia. Ecco, facendo un passo indietro, volevo tornare naturalmente al discorso Evergrande, giusto per capire se in quanto le ultime indiscrezioni stampa sono appunto che le autorità cinesi si stanno preparando al default, se questo dovesse essere corretto, potrebbero esserci delle ripercussioni importanti a livello globale, l'economia globale può sopravvivere, ecco, ad un possibile default, perché forse all'inizio tutti magari dicevano anche così per un po' per Lehman Brothers che non sarebbe stato ciò che poi è effettivamente stato. Nel caso di Lehman Brothers si è congelato il sistema finanziario, si è congelato il mercato interbancario, la Fed ha dovuto intervenire con un bypass, con una macchina a cuore e polmone. Nel caso cinese abbiamo le banche che sono pubbliche, il sistema, il regime che può accuratamente puntellare tutto, quindi non ci sarebbe una dinamica simile a quella di Lehman, ovviamente. Per quanto riguarda gli investitori esteri nei bond di Evergrande, probabilmente si prenderanno un robusto haircut e resteranno e riusciranno a sopravvivere. L'incognita non è qui e ora, l'incognita, ripeto, è una Cina che diventa sempre più antagonista con gli Stati Uniti e in generale col mondo occidentale, che diventa sempre più aggressiva e nazionalista, che diventa sempre più, a sentirsi accerchiata da una sorta di aggressività occidentale vera o presunta, e quindi si congelano gli interscambi, gli sviluppi, le catene del valore vengono spezzate perché tutto diventa strategico e non ci si può permettere di scambiare determinate componenti tecnologiche con i cinesi e i cinesi non possono permettersi di scambiarle con gli americani. Il fulcro della confrontation diventa la regione Indo-Pacifica e lo stiamo già vedendo con la vicenda dei sommergibili dell'Australia, ma anche con la dialettica degli Stati Uniti che stanno cercando nell'Indo-Pacifico di creare il nuovo fulcro della propria confrontation con la Cina. Allora c'è un discorso strategico che deriva dal confronto tra blocchi e dal ritorno della logica dei blocchi che chiaramente ostacola i commerci. E poi, come ho detto prima, c'è l'effetto della ristrutturazione post fallimentare non tanto di Evergrande ma dell'intero sistema di property cinese, che è una bolla che, dato il peso del sistema del property cinese sul PIL, determinerebbe un rallentamento cinese. Quindi l'effetto congiunto di rallentamento domestico cinese e clima da guerra fredda e freno agli interscambi è il rischio più evidente che ci sia un canale di trasmissione che frena lo sviluppo delle economie e frena le interdipendenze, creando una frammentazione di blocchi economici. Sì, dunque sicuramente se l'economia cinese poi dovesse rallentare a causa di questo default ci sarà impatto anche per l'economia globale, in quanto la Cina a questo punto un contributor un po' più importante rispetto a ciò che era 20 anni fa. Dunque volevo parlare di un altro argomento, che sono le banche centrali così importanti, soprattutto in questi tempi di pandemia. Ieri abbiamo sentito la Fed che ci ha mandato un segnale importante, e cioè che molto probabilmente o da novembre o a dicembre potrebbero iniziare, magari annunciano a novembre, iniziano a dicembre appunto con il tapering, ma non con il rialzo naturalmente dei tassi di interesse, almeno per il momento. E dunque però si trovano in un momento abbastanza complicato, nel senso, da una parte un'inflazione almeno su base annuale abbastanza elevata al 5,2%, dall'altra parte con un outlook economico al ribasso un po' legato alla nuova impennata dei casi Covid. Come si riesce, come dire, a bilanciare queste due posizioni così importanti? Perché poi di conseguenza i casi Covid rallentano anche la ripresa del mercato del lavoro. Certo, comunque c'è un numero crescente di osservatori qualificati, anche come Mohamed El Erian,
non parlerei di Nouriel Roubini, ma anche lui, diciamo, vedono un rischio di stagflazione. Ora, io non so se si può proprio ancora parlare di stagflazione, però loro due sono sempre stati un po' estremi, soprattutto il secondo. Cioè, assolutamente, l'Eriane è più moderato e più equilibrato e oserei dire che è anche più competente sull'andamento dei mercati finanziari, sul loro impatto sull'economia reale, però resta il fatto, quanto è transitorio il transitorio? Scusate il gioco di parole, perché voglio dire, la Fed sta dicendo che è tutto transitorio, nel frattempo continuano i bottlenecks, i colli di bottiglia nelle forniture, la carenza di personale, costi, perché questo mese, un mese costano troppo le auto usate, il mese dopo costa troppo un'altra voce. Se andiamo a vedere altri indicatori come le medie limate, le trimmed mean, si vede inequivocabilmente un rialzo dell'inflazione, quindi al di fuori degli estremi. Allora è chiaro che se aumenta la pressione inflazionistica, o meglio se persiste la pressione inflazionistica, c'è il rischio che una buona parte della domanda post pandemica venga distrutta e quindi si arrivi non tanto a una stagflazione, perché per avere la stagflazione bisogna avere un'economia indicizzata, no? Bisogna avere la spirale prezzi salari, ma il rischio che la domanda venga distrutta, venga ridimensionata fortemente e si torni un po' all'origine. Però non bisogna dimenticare una cosa, che qui c'è una contraddizione di fondo in quello che sta succedendo, cioè noi in questo momento abbiamo degli shock dal lato dell'offerta, e questo è oggettivo: manodopera, materie prime, shipping, eccetera, che vengono fronteggiati con una espansione fiscale e monetaria, cioè un'espansione della domanda. Ora, affrontare uno shock negativo dal lato dell'offerta con una espansione della domanda, per definizione è inflazionistico. E questa è una cosa che i banchieri centrali chiaramente non amano dire in questo momento, perché vogliono evitare di preoccuparsi. Nei giorni scorsi è uscito il rapporto periodico dell'OCSE e la capo economista dell'OCSE, Laurence Boone, ha detto: sì, è tutto transitorio, però noi stimiamo per i prossimi 2 anni un'inflazione più alta rispetto alle stime precedenti, e vabbè, lì ci vuole poco perché sono i modelli econometrici e non l'oracolo, e tuttavia raccomandiamo ai policy maker di stressare i propri agenti economici, imprese e famiglie, che è tutto transitorio. Cioè, a me questa cosa fa sorridere, perché, attenzione, cercate di convincere le famiglie e le imprese che gli aumenti di prezzo sono transitori, perché se non riuscite a convincerli, le imprese alzano i listini prezzo e i lavoratori nell'ambito delle famiglie chiedono aumenti salariali al primo rinnovo contrattuale e si crea la spirale prezzi salari. Questa cosa l'ha ribadita anche il vicepresidente della ECB, Luis de Guindos. Quindi l'idea è: guardate, è tutto transitorio, sono rassicuranti i banchieri centrali, no? Perché non potrebbero dire altrimenti, è tutto transitorio, però mi raccomando, cari policy maker, cari politici, fate come noi, cercate di convincere le imprese e le famiglie che è tutto veramente transitorio, perché sennò questi alzano i listini prezzi e chiedono aumenti di stipendio, e poi diventa un problema, poi si crea che l'economia si indicizza e parte la spirale prezzi salari. Per cui sarò cinico, sarò irriguardoso verso questi nuovi sacerdoti dei tempi moderni, ma io ho l'impressione che un sacco di gente non abbia proprio un'idea di dove ci stiamo dirigendo e di conseguenza parlino a tentoni, perché la Fed che dice partiamo col tapering a novembre purché il prossimo report di occupazione non sia brutto, e non lo sarà, entro la metà del 2022 finiamo il tapering, poi si va a vedere il dot plot e compare che metà del panel degli economisti, dei membri votanti della Fed, vuole un rialzo già dal 2022. Allora, vorremmo stringere i tassi, però diciamo che, attenzione, non è detto che li stringiamo, non dovete dare peso al dot plot. Allora, lei capisce, gli ascoltatori e gli spettatori capiscono che qui non c'è grande chiarezza, che qui non si riesce a fare un discorso teorico, che qui ci si sta muovendo nella nebbia. Come è giusto, tra virgolette, che sia, quando si esce da una pandemia come non c'era da 100 anni a questa parte,
e si trovano stimoli formidabili fiscali e monetari di fronte a strozzature dal lato dell'offerta, per cui navighiamo tutti in mezzo alla nebbia. Questa è l'unica certezza che io ho. No, assolutamente, soprattutto di fronte anche ad una crisi energetica, almeno nel vecchio continente, ma anche nella Gran Bretagna, è un po' difficile continuare a credere che l'inflazione sia soltanto transitoria, o almeno sarebbe stato carino avere una descrizione di questa, appunto, transitorietà. Però c'è da dire che una banca centrale sta conducendo una politica monetaria un po' più diversa, ovvero sto parlando della banca centrale, oggi abbiamo visto anche la Bank of England che ha mantenuto tassi invariati, ha rivisto anche Bank of England l'inflazione al rialzo al 4%, che è quasi il doppio rispetto al target. Invece Sehab Kavcıoğlu, spero che questa sia la pronuncia corretta al nome del governatore della Banca Centrale della Turchia, ha deciso, nonostante l'inflazione al circa 16%, credo, non vorrei sbagliare, poco più del 16% nella Turchia, forse 19%, può essere 19. Non vorrei sbagliare, ma sicuramente sopra il 16%, ha deciso di tagliare i tassi. Come mai questa controtendenza, se posso chiamarla così, non so quale parola usare? Beh, semplicemente perché la banca centrale turca non è indipendente dal potere politico, perché Erdogan ha bisogno che il credito interno continui a crescere in maniera estremamente robusta, ovviamente per comprare il consenso, perché Erdogan ha questa singolare teoria monetaria secondo cui tassi di interesse alti favoriscono l'inflazione, che di solito è l'opposto di quello che avviene. Potremmo anche aggiungere probabilmente che anche per formazione religiosa Erdogan è avverso al tasso di interesse, al concetto del tasso di interesse, ma non vorrei spingermi in ambiti, come dire, troppo alti, e per cui, sommando tutti questi elementi, Erdogan ha bisogno che l'economia turca continui a tirare. Sta crescendo però in presenza di squilibri crescenti, di un'inflazione che continua a crescere, e tra l'altro le banche centrali dei paesi emergenti in questo periodo stanno serrando la politica monetaria. Pensiamo al Brasile, no? Che ha l'inflazione oramai in doppia cifra e la cui banca centrale si comporta in maniera ortodossa, ma la stessa banca centrale russa della governatrice Nabiullina sta alzando i tassi in maniera assolutamente determinata, perché sanno cosa accade a un paese emergente quando ci sono turbulenze di questo tipo. La Turchia fa storia a sé, i risparmiatori, le famiglie turche si stanno ampiamente dollarizzando nei limiti in cui continueranno e gli sarà consentito di farlo, stanno sostituendo i risparmi in lire con quelli in dollari fin quando non verranno messi controlli sui capitali, e vedremo come andrà a finire. Ma è ovvio che Erdogan, per esigenze banali di consenso, ha bisogno che il credito interno continui a pompare in maniera vigorosa per tenere il paese su un sentiero di crescita assolutamente drogata, che è quello che lui pensa gli potrà valere la prosecuzione di un consenso che invece, dentro il quale ci sono già molte crepe, perché diciamo c'è una insoddisfazione che cresce anche nella popolazione turca. Quindi io non considererei l'azione della banca centrale turca come un'azione ortodossa o degna di uno spessore teorico monetarista o economico del tipo questi si muovono in maniera contraria alla teoria nel tentativo di vedere se la teoria può essere confutata. È molto più banale quello che sta accadendo, diciamo, fa parte di un certo tipo di esigenze di acquisto del consenso, fa parte di quelle stesse esigenze che poi portano a mandare la base monetaria fuori controllo, l'inflazione fuori controllo, poi una bella mattina le economie si scoprono dollarizzate. Assolutamente sì, grazie mille a Mario Seminerio, founder of Fastidio.net, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, alla prossima occasione. Grazie, buon proseguimento, alla prossima.